La storia di Annibale è notissima, ma con lei va a combaciare un'altra parte importante della storia, offuscata molto dalla sua, quasi cancellata. È la storia dei Celti, dei Galli, dell'Italia settentrionale, storia che spesso la stessa narrazione liberal occulta ad arte. Se noi andiamo a leggere invece già i titoli, riscontriamo che quella storia è importante. Intorno al 218 avanti Cristo possiamo leggere Rebellium Gallorum et Bellum Annibalicum. Sarebbe meglio scrivere Rebellium Gallorum in de bello Annibalico, perché veramente i Galli del nord, i principi boi, insubri, chiamarono Annibale a combattere Roma a partire dall'Italia settentrionale, a partire dall'arco alpino, che allora non era assolutamente Italia, era Gallia. Sia ben chiaro, ecco perché vogliamo spiegare come stanno veramente le cose. La seconda guerra punica doveva essere combattuta in Spagna. Vi ricordate Sagunto, il trattato dell'Ebro? I cartaginesi occuparono Sagunto, che rientrava nel territorio romano. Roma non soccorse la povera Sagunto assediata, però poi mosse guerra dopo che Sagunto fu. Si autodissanguò, fu rovinata dai cartaginesi, Roma la soccorse e scoppiava la seconda guerra punica, che ripeto, non fu combattuta in Spagna, ma fu combattuta nell'Italia settentrionale perché furono appunto i Galli boi e insubri a chiamare Annibale in Gallia Cisalpina. Le fonti di questa storia sono Tito Livio e Polibio. Ma questa confusione viene da lontano. Quando a scuola si studiavano Brenno, Furio Camillo, il sacco di Roma, la battaglia di Allia, il 18 luglio del 390 a.C., quando i Galli sconfissero i Romani, si pensava ai Galli transalpini, nessuno immaginava che fossero i Senoni che si trovavano istanziati nel nord del Piceno e in Romagna. Nessuno andava a pensare che si trattasse dei Galli dell'Italia settentrionale, che erano cugini, provenivano tutti dalle regioni intorno a Parigi, Borgogna, eccetera. Questi Galli provenivano tutti da là. Poi c'erano i Gesati, che erano dei cavalieri bellicosi che si erano accampati nella valle del Rodano. Per fare una panoramica, i Taurini, che erano un po' misti, mischiati anche coi Liguri, ma anche i Liguri furono contro Roma, quindi siamo sempre lì, eh? I Taurini, l'attuale Piemonte, gli Insubri, la Lombardia fino all'Oglio. Dall'Oglio in poi all'Adige vi erano i Cenomani, a sud degli Insubri vi erano i Boi, attuale Bologna per intenderci, nel litorale adriatico fino al nord Piceno vi erano dal fiume Montone se ben ricordo, all'altro fiume Sentino nelle Marche, a nord di Ancona vi erano i Senoni, questi Senoni che sono appunto i Galli di Brenno, i Galli del Sacco di Roma, quando bruciarono l'archivio di Stato, quando chiesero loro Vae victis, guai ai vinti, quando Brenno mise la spada sulla bilancia chiedendo oro su oro a Roma. E Furio Camillo rispose: non con l'oro si difende la patria, ma col ferro, con la spada. E quindi poi Furio Camillo rincorse, lui era stato esiliato, rincorse questi Galli e li vinse.
questo è importantissimo. Cosa voglio dire con ciò? Voglio dire che sorprende il fatto che i Galli dell'Italia settentrionale, dall'inizio della battaglia del Ticino, con la battaglia del Ticino, fino a Zama, la battaglia del Ticino è di metà novembre del 18 avanti Cristo, Zama è il 18 ottobre del 202 avanti Cristo. Quindi la seconda guerra punica va dal 218 al 202 avanti Cristo. I Galli saranno sempre fedelissimi alleati di Annibale. Fedelissimi alleati di Annibale. E inizieranno presto. Inizieranno già con la sanguinaria defezione nella battaglia del Ticino. Nella battaglia del Ticino viene ferito Scipione l'Africano padre, Publio Scipione padre, viene salvato dal figlio diciassettenne, il famoso africano della battaglia di Zama, si getta nella mischia e salva il padre, e poi il padre andrà a combattere Spagna sempre contro i punici. Ebbene, cosa avviene al Ticino? Annibale ottenne la defezione degli ultimi Galli ancora incerti della pianura padana, gli ultimi Galli, in tal caso erano i Cenomani, perché gli Insubri e i Boi erano contro Roma, e se i Taurini dovettero essere soggiogati da Annibale perché erano nemici dei Boi, non certo degli Insubri, non certo perché erano gli amici di Roma. Dopo la sconfitta di Publio Scipione al Ticino, Polibio ci informa quanto leggiamo adesso. Nel constatare che le prospettive dei cartaginesi erano più brillanti, dopo aver tramato tra loro, stavano in attesa, i cavalieri Galli, stavano in attesa dell'occasione favorevole per l'assalto, ciascuno restando solo per finzione nella propria tenda. Quando gli uomini del campo, cioè gli italici, i romani, ebbero mangiato e si furono addormentati, essi, i cavalieri Galli, lasciata passare la maggior parte della notte, verso la veglia del mattino assalirono armati i romani che erano accampati nelle vicinanze. E molti ne uccisero, non pochi ne ferirono, e infine, tagliate le teste ai morti, andarono a rifugiarsi presso i cartaginesi. Erano circa 2000 fanti e poco meno di 200 cavalieri, quindi si comportarono così ignobilmente con i loro amici romani. Anche Tito Livio afferma che negli accampamenti romani vi fu la rivolta a tradimento da parte degli ausiliari Galli. Dopo aver massacrato le sentinelle alle porte, in 2000 fanti e 200 cavalieri passarono dalla parte di Annibale, che dopo aver promesso loro grandi doni, li rimandò ciascuno presso la propria gente a sobillare l'animo dei concittadini celtici contro Roma, persuaso che quella strage fosse il segnale che ormai quasi tutti i Galli avessero defezionato, prevedendo la loro corsa alle armi, perché erano inaffidabili. Sebbene soffrisse ancora molto per la ferita riportata, Scipione padre dell'africano, il più celebre, preferì levare il campo e spostarsi verso il fiume Trebbia in posizioni più elevate e collinari per meglio ostacolare la cavalleria cartaginese. Allora, con ciò cosa vogliamo dire? Abbiamo aperto con ciò perché vogliamo ribadire che i Galli in tutte le battaglie della seconda guerra punica furono alleati di Annibale, in tutte le battaglie. Se nella battaglia del Metauro, del vicino Ancona, del 207, morì Asdrubale, fratello di Annibale,
anche lì rientrano i galli, perché si erano ubriacati. Essendo ubriacati, quando vi fu l'attacco improvviso dei romani, del console Nerone, cosa avvenne? Avvenne che questi galli restarono inattivi, inerti, perché durante la notte si erano ubriacati e la loro inazione fu determinante nella sconfitta. E lì Asdrubale fu ucciso e la testa fu mandata ad Annibale. Vedete, c'è questa costante. Persino il fratello di Annibale cadde in battaglia per i galli, questa volta per questa, diciamo, contingenza negativa. Presi di sorpresa, erano ancora ebri, erano ancora stonati per l'ebbrezza, erano ancora proprio presi da questa situazione patologica, e quindi determinarono la sconfitta di Asdrubale. Ma proseguiamo con ordine. Abbiamo visto che nella battaglia, subito dopo la battaglia del Ticino, i galli desertano, i galli cisalpini. Nell'altra battaglia che verrà, nella battaglia della Trebbia, non vi saranno più, vi sarà, non lo so, ma non vi saranno più, e quindi i consoli romani si troveranno in difficoltà. La battaglia della Trebbia sarà persa dai romani, perché il console aveva persino i soldati digiuni, volle dare battaglia. Intanto Annibale aveva rifocillato i suoi soldati con il tradimento di una fortezza importante, Castridium, Casteggio. Lì il capo della fortezza, un brindisino, aveva tradito, aveva consegnato la Clastidium, la fortezza piena di vettovaglie, ad Annibale. Poiché gli insubri erano molto avari, non vollero rifocillare i soldati di Annibale, Annibale ebbe questo tradimento e da Dasio Brindisino che aprì le porte di Clastidium, di questa fortezza piena di grano, che era appunto per rifornire, era stata fondata appunto per fornire le vettovaglie, oltre al resto, ai soldati. E quindi nella battaglia della Trebbia, mentre i soldati punici e galli erano stati ben rifocillati e riposati, il console, per non ascoltando Scipione Ferito, volle dare battaglia, e fu persa anche la battaglia della Trebbia. Al Trasimeno, il 24 giugno 217, vi sarà una ecatombe, perché nella nebbia la cavalleria numidica di Annibale sorprenderà le legioni romane in marcia sulla strada che dà sul lago, e quindi i soldati italici saranno fatti precipitare nel lago. Sarà un'ecatombe. Anche qui il gallo Ducario uccide Flaminio, che nel 223 aveva occupata Milano. Nel 223 Milano, che nonostante la sconfitta di Talamone del 225, la più grande coalizione gallica che si era presentata a Talamone a sconfiggere i romani, gli insubi non si arrendevano, e allora Flaminio fu costretto a recarsi in Lombardia. Mandò via i galli cenomani, non si fidava dei galli, li mandò via, tagliò il ponte sull'Oglio e diede battaglia. Le forze romane erano di gran lunga inferiori, ma riuscirono a decimare gli insubri e i gesati, i famosi cavalieri del Rodano, 30.000 gesati che combattevano con i Torc, nudi, con i Torc alla gola, erano dei collari d'oro al collo.
30.000 gesati, questi cavalieri che non erano popolo, erano appunto cavalieri galli che combatterono sempre contro Roma. Quindi abbiamo detto 24 giugno 217 la grande ecatombe sul lago Trasimeno, il 24 giugno del 79 diventa imperatore Tito, Tito che, sotto il quale era stato distrutto il Tempio di Gerusalemme. Il 24 giugno 1717 dopo Cristo viene fondata la setta massonica, ma la setta massonica, ecco perché io sto spiegando ciò, odia la Roma di Scipione, la Roma di Cesare e la Roma dei Papi. Due date importanti: 24 giugno 217 avanti Cristo, l'ecatombe di Trasimeno, il 24 giugno 79 Tito, i Flavi, tanto odiato, odiato Tito, ma tutti i Flavi odiati dalla setta carbonara, perché sotto di loro andò distrutto il Tempio di Gerusalemme, vi fu la diaspora, la famosa diaspora ripresa poi sotto Adriano, altro imperatore odiato pagano. E quindi il 24 giugno 1717, fondazione ufficiale della setta massonica, ci troviamo. La battaglia di Cannae fu una ecatombe, una carneficina. 50.000 soldati romani uccisi, 80 senatori, due consoli, se ben ricordo. Tra la battaglia di Cannae del 2 agosto 216, poi il 2 agosto verrà la Madonna degli Angeli, pensate, oggi che sto parlando, il 1 agosto, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, 2017, forse la provvidenza ha mandato la Madonna degli Angeli proprio per quella, per quei mar, per quei, quei soldati uccisi a Cannae, perché se fosse andata a Cannae l'impero romano non ci sarebbe stato. Le legioni di Cesare non avrebbero marciato per Gesù Cristo, come dice Blaise Pascal. Ebbene, nella battaglia di Cannae vi fu questa ecatombe. C'è un'analogia tra la battaglia di Cannae e quella di Talamone. Nel 225 a Talamone furono radunati tutti i galli, transalpini, cisalpini, pensate, vennero anche i taurisci che abitavano il Norico, l'attuale Baviera, Austria, a combattere contro Roma, i boi, gli insubri, sempre, boi insubri saranno sempre contro Roma, i senoni, i lingoni, sempre sulla spiaggia alle foci del Po, verranno tutti, anche i taurini, penso, senz'altro. I Liguri, che saranno sempre contro Roma, le appoggeranno e gli Etruschi li lasceranno passare a Talamone. A Talamone moriranno i loro due re e morirà persino il Gaio Attilio Regolo, uno dei due consoli. Anzi, all'inizio stava andando bene per i Galli, fu tagliata la testa al cadavere di Gaio Attilio Regolo e fu portata ai loro re. Alla fine fu la cavalleria romana che riuscì ad attaccare i Galli e a sconfiggerli. Pensate, 50.000 morti. Le due catombe sono parallele. E mentre Annibale manda come trofeo a Cartagine gli anelli dei patrizi romani, 100-200 patrizi romani, Roma avrà come trofeo nella battaglia di Talamone i torque, i collari e i bracciali dei capi celtici. Vedete che analogia, un'analogia. Poi c'è una cosa che lascia pensare, poiché andiamo insistendo con dati alla mano che la massoneria odia la Roma degli Scipione, dei Cesare e dei Papi, perché la massoneria ama Cartagine, non ama Roma. Sia ben chiaro, ama tutte le forze contro Roma. Lascia riflettere che il Garibaldi fece sosta a Talamone quando venne mandatario britannico a distruggere le due Sicilie e fece e combatté a Monterotondo. Combatté il Papa a Monterotondo il 24 ottobre 1867 anti Vespasiano.
fu poi per il maltempo fu il 25-26 ottobre, e colpisce in questa cosa che lì a Monte Rotondo c'è il fiume Alia, sul quale il 18 luglio del 490 a.C. i Galli di Brenno sconfissero i Romani e fecero il sacco di Roma, Talamone e Monte Rotondo. Sono cose che sorprendono, sono cose sorprendono. E poi a Talamone usa, a Monte Rotondo usa lo stesso sistema con il quale furono uccisi i due Scipione, padre e zio dell'africano, nella battaglia del Baetis Superiore in Spagna, per rompere la porta dell'accampamento che fu bruciata lì, così fu bruciata porta romana a Montebello. Sono cose che lasciano molto molto riflettere, perché la massoneria vuole togliere tutta questa parentesi, grande parentesi universale, dall'arcipelago italico. La odia, perché odia sia le leggi naturali sia quelle biblico-cristiane rivelate. Ecco perché stiamo facendo questo studio. E allora, all'interno di questa situazione, ecco Selvalitana. A Canne i Galli e i Punici hanno sterminato, con la cavalleria numidica e tutto, hanno sterminato l'esercito romano. Roma ormai dissanguata. E allora il Senato decide di punire i Galli, Cisalpini, e manda delle legioni e degli ausiliari in Gallia Cisalpina affinché, distruggendo, bruciando i loro paesi, gli uomini che stanno a combattere giù accanto a Annibale dovranno per forza maggiore rientrare in casa, dovendo riparare tutti i guasti lasciati dai romani. Ecco Selvalitana. È una spedizione punitiva nella Gallia Cisalpina da parte del Senato romano per punire questi Galli che sono ferrei alleati di Annibale. E cosa avviene? Avviene il disastro che possiamo vedere nella ricostruzione. Il disastro. Avviene l'agguato sotto gli alberi tagliati, che sembrano ancora intatti. Alla fine tutti, se non muoiono sotto i tronchi, i rami, sotto la violenza degli alberi, moriranno sul ponte, uccisi dai Galli boi. E lo stesso console Lucio Postumio Albino, ucciso, la sua testa verrà usata come vaso dai sacerdoti Galli druidi, quindi un sacrificio umano, per le libagioni del vino, non lo so, per le loro libagioni. Verrà usata la testa di Lucio Postumio. C'è di più: se persino la cavalleria numidica del re Massinissa, questo re giovane sotto il quale erano caduti il padre e lo zio di Scipione l'Africano in Africa, in Spagna, perché anche in Spagna la battaglia del Baetis Superiore fu persa da zio e padre di Scipione, sempre perché ci fu la defezione dei Galli. I Galli di Iberia lasciarono in massa l'esercito romano, e l'esercito romano si trovò in grande difficoltà. Quindi i Galli, dall'Italia settentrionale all'arcipelago italico alla penisola iberica, contrastarono al 100%, al 300% Roma, con le loro defezioni, con le loro aggressioni. Questo dobbiamo mettercelo bene in mente. E quindi la cavalleria numidica, che per quasi 20 anni ha combattuto accanto ad Annibale, alla fine, poiché Massinissa vuole riprendere il trono e chiede aiuto, Scipione l'Africano, in cambio della restituzione del trono, gli chiede aiuto a Zama,
E quindi la cavalleria numidica ufficiale, quella del re Massinissa, passerà con i romani, passerà con Scipione l'Africano. Pensate, passerà con Scipione l'Africano. Anche la cavalleria numidica cambierà alleanza. I Galli non cambieranno mai alleanza. Ecco Selvaritana. Selvaritana, dove passavano le legioni romane? Passavano sull'istmo, teniamo presente l'istmo, che lì viene il cambiamento di tutto, tra Celti e Italici. Anche oggi, perché noi Italici siamo ridotti a desertificazione per deliberazione di Palmerston e Isacco Arthom, come vi dico nelle varie relazioni, nei vari documentari. Cosa avviene? Avviene che sull'istmo, da una parte vi sono arroccati i Liguri, nemici mortali di Roma, dall'altra parte vi sono, sulla via Flaminia, vi sono i Senoni e i Lingoni, al centro vi sono i Boi, vi sono tutti i nemici di Roma. E quindi Selvaritana è il simbolo dell'odio barbarico di oggi, di ieri e di sempre a Roma. E Selvaritana significa la schiatta risorgimentale che dopo 2000 anni di cristianesimo la vuole rimporre sull'arcipelago italico. Quindi, secondo i nostri studi, e vi abbiamo dato prova, non è che ve ne abbiamo dato prova, secondo i nostri studi, a buon diritto, Selvaritana può essere elevata al simbolo del risorgimento. La Gallia Cisalpina che schiaccia l'arcipelago italico, senza sconti, dal 1860 la schiatta cisalpina, non nelle popolazioni, sia ben chiaro, le popolazioni cattoliche che soffrono come noi, che sono schiacciate come noi, ma la casta cisalpina di su, e la casta anti-italica di giù, la casta carbonara internazionalista, distruggono per sempre queste belle contrade, sia quelle della Gallia Cisalpina, sia queste dell'arcipelago italico. Le vogliono scristianizzare, le vogliono deromanizzare. Questo è il significato. Selvaritana è già una pre-Teutoburgo di Arminio, del 8, 11 settembre 9, quando Arminio tradisce Varo, tradisce Augusto. Selvaritana è già una pre-Teutoburgo, e come i barbari di Arminio si riversano sull'impero romano distruggendolo nel V secolo, così nel XIX secolo i barbari massoni di tutto il mondo, con i loro mandatari della Gallia Cisalpina e con i loro traditori dell'arcipelago italico, si riversano contro, per farla breve, sempre, solo e soltanto, la Roma-Napoli degli Scipione, dei Cesari e dei Papi, perché è errato dire Roma, perché Napoli era porto di Roma, Scipione l'Africano riposa all'Iternum, nella terra dei fuochi. A Napoli moriva sua figlia Cornelia, madre dei Gracchi, e così via. Sia ben chiaro, impero romano, napoletano, sannita. Credo di essere stato chiarissimo. Se Dio vuole, alla prossima. Thank you.